un percorso di tipo partecipato e condiviso, proprio perché gli strumenti di pianificazione hanno una forte componente sociale e quindi quanto più sono partecipati e condivisi, tanto più si ha una piena consapevolezza dell'importanza dello strumento stesso e dell'utilizzo dello strumento stesso. Fin da subito, quando mi è stato proposto di definire, di determinare dei focus specifici, mi sono trovato d'accordo, perché è evidente che la città è dei cittadini, pertanto è necessario cercare di cogliere quelle che possono essere le indicazioni, quelle che possono essere le criticità derivanti da ogni singolo cittadino, ma anche da tutte le forze che compongono il tessuto sociale della città. Mi riferisco agli ordini professionali in particolare, all'università, alle associazioni di categoria, ai commercianti, tutti coloro che in qualche misura intervengono a vario titolo nell'utilizzo generale della città. Giovedì, ci tengo a precisare, non presentiamo il piano, ma presentiamo quello che è la parte propedeutica al piano, quindi il quadro conoscitivo del piano stesso. Piano generale urbano del traffico, siamo alla fase partecipativa finalmente? Sì, finalmente si apre il primo focus, aperto a tutti i cittadini, aperto a tutte le organizzazioni, a tutte le associazioni, agli ordini professionali. È un momento per fare il punto su quella che è la fase conoscitiva del piano stesso, cioè la società di ingegneria rappresenterà tutte quelle che sono state le prime raccolte di dati, con l'individuazione di una serie di criticità che poi saranno gli elementi cardine per lo svolgimento successivo della progettazione e pianificazione vera e propria. Ci hanno lavorato per un anno e per 6 mesi poi sul campo, ma dunque queste, alla fine quello che è venuto fuori potrà essere rimodulato in base ai suggerimenti del territorio? Indubbiamente sì, alcuni elementi critici che appaiono insormontabili sono la cronica carenza di parcheggi, la quale carenza stiamo cercando di provvedere attraverso l'altro strumento di pianificazione che è il PUP, il piano urbano dei parcheggi. Come sapete, abbiamo individuato tutta una serie di aree. Altro elemento importante è la mancanza di aree ZTL reali, non zone a pagamento, e sono emerse ulteriori criticità legate a un traffico che ha un picco rilevante in alcuni orari della giornata e che quindi va reggimentato e organizzato in maniera diversa, tutti elementi che comunque saranno oggetto di discussione in fase di pianificazione e progettazione, che prevederà, oltre a questo primo momento, a questo primo focus che sarà giovedì, ulteriori focus che serviranno ad un piano che sia quanto più partecipato e condiviso possibile per migliorare quelle che poi sono gli aspetti viabilistici della città. Può essere un piano perfetto, ma se manca l'educazione stradale del messinese non c'è nulla da fare. In linea di principio un piano perfetto non esiste, o quantomeno è difficilmente percorribile. E sul piano culturale è chiaro che bisogna fare dei passi in avanti, perché spesso e volentieri, anche se un piano ben congegnato, senza una adeguata cultura della città, perché mi permetto di dire la cultura non deve essere solo sul traffico ma in generale della città, non si va da nessuna parte, per cui bisogna investire parecchio anche sul piano dell'educazione e quindi sul piano culturale. C'è la possibilità che possa aiutarvi in tutto questo la Polizia Municipale? La Polizia Municipale ha un ruolo centrale ovviamente in tutto ciò, però io parto dal presupposto che non bisogna avere un piano che funziona attraverso la deterrenza, attraverso la repressione, ma un piano deve funzionare proprio per un approccio culturale, quindi i cittadini si devono autodisciplinare. Questo sarebbe un grande successo. Chiaramente sono orizzonti temporali a lunga gittata, non nello stretto giro, perché è chiaro che operazioni del genere si possono raggiungere solo dopo tanti anni di investimento sul piano culturale. Nel piano che avete previsto, che sottoporrete all'esame, al confronto, è previsto un piano generale delle isole peruane? Sì, intanto ribadisco che proporremo l'aspetto conoscitivo del piano e non ancora il piano in quanto tale. È previsto, è stato dato mandato alla società di ingegneria che sta redigendo il piano, di individuare delle aree specificatamente da destinare a isole pedonali, sia permanenti che temporanee.
C'è un problema per i mezzi pesanti, quelli però autorizzati a circolare in città, cioè il carico e scarico. L'assessore Cacciola della precedente amministrazione aveva dilatato i tempi concessi. Diciamo che è un problema serio. Nell'orizzonte temporale lungo si pensa di non far entrare più i mezzi per carico e scarico pesanti, ma di predisporre una piastra logistica in quel di Tremestieri dove andare a far confluire tutti i mezzi pesanti e poi entrare all'interno della città con mezzi più piccoli, possibilmente anche elettrici, quindi una visione di città un po' più innovativa. Chiaramente nel breve termine bisogna disciplinare sia gli orari, che comunque determinano indubbiamente delle criticità, ma bisogna anche disciplinare e cercare sempre sul piano culturale di sensibilizzare anche tutti i proprietari delle attività, che spesso e volentieri si scontrano con quelle che sono le necessità della città.